Però in questo momento Elene Gedenashvili, che devo dire ha fatto un libero straordinario, è in terza posizione. Prima Carolina Kostner, seconda Keira Korpi, terza Elene Gedenashvili ed ora tocca a Victoria Helgenson. Anche lei era quinta dopo lo short con un punteggio che era comunque molto vicino a quello di Elene, quindi bisogna dire che c'è ancora in palio la medaglia di bronzo anche per Victoria Helgenson. Allora seguiamo davvero con ansia questo suo libero e poi potremo finalmente annunciare la vittoria. Sì, seguiamolo perché anche questo è un programma interessante, un po' Bellissimo. diverso e accattivante. Triplo tolup, doppio loop. Altro triplo tolup. Triple loop, molto bene. Bella decisa, vero Franca? Sì. Triplo flip, wow. Seconda metà del programma, brava. Scelta difficile, tra l'altro. Più Axel doppio tolu. A tempo di musica. È buono anche l'ultimo triplo loop in sequenza col doppio Accidenti. Axel. Grande programma. Veramente, veramente. Vittoria sta lasciando giù l'anima stasera. Lo sacco, dai. Bravissima. È bravissima. Bravissima, è bravissima, veramente, guarda, abbiamo il telecronista svedese
al nostro fianco, che ovviamente sta urlando di gioia perché questo è un libero incredibile. Victoria l'aveva voluto in tutti i modi interpretare, ha curato in tutti i modi anche questo nuovo costume che è stato creato appositamente per lei da un famosissimo stilista svedese, perché voleva curare tutti i particolari, e penso che abbia dato un'impressione straordinaria. C'è vero, riuscita, c'è riuscita perfettamente. È un libero particolare ma molto raffinato, è molto curato proprio nel minimo dettaglio, ed è questo che ti dà poi questo effetto finale veramente piacevole da vedersi. Lei non è certo una pattinatrice leggiadra, non ha le caratteristiche di Carolina, è piuttosto una di potenza, ma hanno saputo adeguare dei movimenti molto anche originali, dei passaggi particolari, anche delle sequenze di salti inusuali piazzate anche tardi nel programma, quindi anche strategicamente buone dal punto di vista della somma dei punti. Direi che lei veramente quest'anno sta portando a termine una buona stagione, e questa potrebbe essere la gara che veramente corona la sua stagione. E vediamo adesso il suo punteggio, sarà importantissimo perché per salire sul podio deve battere 110,25, il suo best stagionale è di 174. Tra l'altro, credo che sia vicino alla Elena Ghedevanishvili. Tra l'altro volevo dire, un programma che le si addice in una maniera favolosa. È l'attrice, lei vuole raccontare questa storia dell'attrice in declino, che poi scopre che lo scrittore che sta raccontando questa storia, con la quale lei ha una storia d'amore, lo ha tradito. Una cosa intensa, ha voluto creare veramente una storia su questa Sunset Boulevard. Tra l'altro lei è una bellissima ragazza e anche lei riempie la scena, come entra sul ghiaccio è già una bella presenza da vedere. Assolutamente. Il suo miglior risultato è stato proprio il sesto posto nell'europeo della passata stagione, quindi adesso andremo a vedere veramente che attesa anche per questo punteggio. E naturalmente dopo questo punteggio posso dire finalmente, scaramanticamente io non l'ho ancora detto, ma per esultare siamo prontissimi. Però abbiamo fatto bene aspettare, perché anche Victoria ha fatto veramente un buon libero. Oddio, adesso ci metti il batticuore. Non bastano per andare sul podio. Victoria Helgenson è in quinta posizione. Noi pensavamo davvero che ce la potesse fare, e allora guardate, ci sono i fischi del pubblico su questo risultato, perché la Helgenson aveva veramente strabiliato tutto.